La gestione dell'emergenza Covid-19 ha reso il canale telematico l'unica possibilità di relazione tra amministrazione e utenti. Questo ovviamente significa che le pubbliche amministrazioni dovranno essere inclusive nella progettazione e nella erogazione dei propri servizi in rete, e questo in particolare con riferimento alle persone con disabilità. Le persone con disabilità da anni hanno diritto ad accedere ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità in ottemperanza al principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della nostra Costituzione. È il concetto di accessibilità introdotto dalla legge 4 del 2004, la cosiddetta legge Stanca. Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni anche da parte di coloro che, a causa della loro disabilità, necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari. Ad esempio, per rispettare gli accorgimenti previsti dalla normativa in materia di accessibilità, non è possibile pubblicare scansioni di documenti cartacei sui siti istituzionali. Tali scansioni, infatti, non sarebbero leggibili per i non vedenti, non sono leggibili per i non vedenti. Ed è per questo che gli originali dei documenti delle amministrazioni, gli atti amministrativi informatici, devono essere originali digitali, dice il CAD, e sottoscritti elettronicamente. I diritti di accessibilità devono essere garantiti per i sistemi, per i siti, le applicazioni e i documenti delle pubbliche amministrazioni. E quindi è necessario che ogni ente lavori su due livelli. Da un lato si doti di strutture e di mezzi che permettano ai dipendenti con disabilità di lavorare senza disagi, anche per gli smart worker, e nelle condizioni degli altri. Si pensi ad esempio alle accortezze relative alle postazioni di lavoro o al software utilizzato. Dall'altro, le amministrazioni dovranno garantire la fruibilità piena e completa di siti e servizi online da parte degli utenti disabili, ad esempio in relazione ai siti web. Proprio in questi giorni, il 31 di marzo, ricorre la scadenza entro cui annualmente ogni amministrazione deve redigere e pubblicare sul proprio sito web un documento che contiene gli obiettivi di accessibilità per l'anno in corso, quello che l'ente farà per migliorare sotto il profilo dell'accessibilità. Ecco, quest'anno si tratta di una scadenza ancora più importante per quello che può essere definito il primo vero e proprio stress test dell'amministrazione digitale italiana. Qualcuno chiede se ci sono proroghe o sospensioni, eppure proprio in questo momento di solidarietà nazionale è necessario capire come non possono esserci proroghe o sospensioni per la normativa in materia di accessibilità, perché non essere accessibili significherebbe discriminare le persone con disabilità, e il legislatore può concedere proroghe o sospensioni, ma l'emergenza da coronavirus no, e ci obbliga ad essere ancora più accessibili, ancora più inclusivi rispetto al solito.